Bene, buongiorno ragazzi, benvenuti. Eccoci qua. Bentornati. Undertale, episodio 9, musica di Aim Setsuna. Che dire? Mentiremo spudoratamente se vi dicessimo che sarà la prima volta che proviamo a fare questa boss fight. No, no, la fai tu. Io non c'ho ritmo. Ma sì, siamo già morti due volte. Ci ha fatto incazzare. Abbiamo buttato il registrato. E ora siamo tornati a fare scorta di oggetti. Oggetti curativi. E adesso torniamo a questa boss fight bellissima. Sì, ma non lo so fare, sicuro che non vuoi farla tu? Sì, sì. È un combattimento un po' ingiusto, perché all'inizio siamo verdi e non possiamo scappare. Vediamo, c'è Spear. Quindi devo combattere? Sì, per forza. Si possono scappare cose. Ah, non puoi scappare così, ok. Eh? Adesso ho capito. Lui dice non puoi scappare nel senso che sei bloccato, come cuoricino, cioè il cuoricino verde che è bloccato. Sì, sì. Dobbiamo farlo tornare in qualche modo. Esatto. L'abbiamo già provato, ragazzi, inutile stare qui a mentirvi. Siamo degli sporchi mentitori. No, ci abbiamo provato due volte e ho detto, ragazzi, se rifacciamo da capo perché. Con più oggetti curativi. Esatto. E qui lei ci sta dicendo che, insomma, che hanno sognato di uscire alla luce del sole dopo tanto tempo. Dopo un po' il cuore diventa rosso e possiamo muoverci anche nei per schivare i suoi attacchi, che saranno diversi da questi. Sì. E lei continua a intimidirci. Lei o lui? Her fist, quindi non è una lei. C'è mea. Intimidirci. Bravo! Che numeri schiva e PC free. Adesso però siamo rossi. Flee fuori. Oh, scappa. Oh cazzo, di nuovo. Sì. Non avevo capito che era sta cosa. Ah, la sinergia tra l'altro non è ritornata al massimo. Sarà un trucchetto per sconfiggerla. Però vedi che così rischiamo lente. Sì, però rischiamo così. Finché la buttiamo giù, tra un'ora forse. Sì, ho capito, ma se ti ribecca. Ah, però vedi che ha ripreso il pattern stronzo. Ah, infatti io pensavo che ripigliassero all'inizio invece. Finché che al prossimo millennio. Bravo. Bravissimo, Flee, e poi scappa. Scappa letteralmente. Vabbè che insomma. Minchia. Io corro. Cioè. Sì. Perché cammino da bambocchio. Ma stare attenti anche a non uccidere. E che non ci ammazzi lei. Schiva. Bravissimo. Numeri. Ah, le gialle vanno nella direzione opposta a quelle che arrivano. Sì, si vede. Cioè non cambiano a caso direzione. Sinistra, giù, sinistra, destra, su. Minchia. Non c'è niente. No, è un casino. La menata è che noi siamo ancora di livello 1. E lo saremo a lungo. Per sempre, se. Giù. Sinistra, bravo. Che è molto più facile uccidere tutti. Sì. Minchia. Troppo veloce, non riesco. Cazzo. I comandi fanno cagare. Sì, è sì. È comunque velocissimo. È terribile. Cioè, devo stare veramente lì. Ci ho provato prima, ragazzi, è.
proprio lo scudino risponde male. Vabbè, però adesso che sappiamo che si scappa subito, magari riusciamo a guadagnare tempo. Vai. Carina la cosa che ci fa diventare verdi. No, ma io in realtà... Le battaglie sono geniali, cioè, sono fatte bene. Scusa, ma se dobbiamo aspettare, non posso sempre fare art per indebolirlo. Ti ricordi che c'era la plead? Con act? Ah. Prima era successo. Sì, in una delle dei tentativi che abbiamo fatto prima, a un certo punto parlandole. Magari erano già troppo veloci e le rallentate. Non lo so. Ah sì, era veloce tornata quello. Magari dopo ci provo, se non c'entra la vita. Sì. Ma troppo fortissimo Toby di primo livello. Classico popolano di primo livello. Sì. A fine gioco, quando mai sarà sempre di primo livello. Basta riscaldamento. Spostati. Che ora puoi scappare. Bene. Via subito. Scapperò con gioia, Fabio. Non so, potrei buttare sul ghiacciolino. Questa volta non scapperai. Plead. Proviamo. No. Aspetta, magari al secondo giro più veloce. E l'altro comando? L'altro si incazza e va già veloce. Vabbè, tanto vediamo quando funziona. Tanto non è che devo sconfiggere. Per fortuna quando sono veloci fanno male. No, ti becca e poi mentre lampeggia il cuore sei ancora lì in vulnerabilità, per cui il colpo dopo non ti becca. Il minimo. Bravissimo. Scappa, fai flee e poi apri il menu subito e cura. Che tre sono cazzo. Corri. Cazzo al menu. Gioco di merda. Curati adesso. Perfetto. Allora. Vai scusa. Che cazzo è Alphys? Sarà un cacchio di tuo amico nostro lì, non è. No, l'abbiamo già incontrato, secondo te? Ma non credo. Magari non lo incontreremo mai. Su. Finché ti tira scema sta cosa del tempo. Vabbè, sì. Questo l'hai preso benissimo. Sinistra, giù. Quasi, bravo. Speriamo ci bastino i biscotti. Heroically points toward the sky. Unicycle diventa unicycle, sì. Ok, bene. 11-11, comodo perché ti però dar due volte. Sì, tanto non è che abbiamo tutti questi punti ferita, quindi ci servono 40. Esatto. Mica pensa se fossimo a un livello più alto quanto era facile blastarlo. Stiamo blastando. Ma sì, ma la Genocide Run secondo me era più che palle! Spostati! C'è niente. Scappa. Telefono. Ehi, che succede? Stavo pensando. Tu, io e Andy dovremmo uscire qualche volta. Immagino che andreste proprio d'accordo. Vediamoci a casa ciò tra un po'. Clic.
cura. No, ti puoi curare all'inizio, quindi. Smettila di scappare! Sì, sì, sicuro. Ah, muori. Ah, però. Ah, sono normale adesso. Puoi scappare subito? Sembra adesso che sì. Sì, sì, la sento proprio di scappare. Sparagli. No. Ma perché sei fermato? Meglio. Cioè, il bottone tipo Super Mario che si apre. Ah. L'armatura è così calda. Non posso arrendermi. E cade la lava. Ah, devo portargli l'acqua perché sono buono. È un boccione d'acqua. Ne prendi? Sì. Tieni. Io la butterei là. Anch'io. Dalle sta acqua del merda. Ciao. Ti puoi dire, ah, siamo amici. Tu mi hai salvato la vita. Mi si sta cagando un dente. Nani. Prendi un'altra, sì, dai. Bevila. Vediamo se si può. No, non è un oggetto. Peccato. Ah, sarà svegliato? Il babbazzo. Ah. È tornata. Soltanto per quella scena lì. No, sì, mi fa ridere che non è che dice si è evaporata. È tornata. Cazzo, sai tu. Un alieno. Cos'è? Avevo sete, così siamo venuti qui dalla cascata per prendere un drink da bere. Oh, tipo va in giro con un bicchiere in mano solo per dare un look più sofisticato? Perché non funziona. Ah, pensavo di dargli l'acqua, vabbè, niente. Ok. L'acqua è evaporata. Un save, minchia, meno male. E anche... due stronzi. Il bicchierino è evaporato. Vedere uno strano laboratorio così. Fammi legge. Ti riempi di determinazione. Sì, quello tutte le volte che. Ah, un laboratorio qui. Andiamo giù. Nani. Caronte. Vediamo che dicono sti babbei. Mi dispiace. Undine. Like tell us there was such a human. Mi ci ha detto che c'era assolutamente un umano nella zona. Così. Noi guardie reali. Stiamo bloccando. Ah, blocchiamo l'accesso agli ascensori per ora. Ah, anche se gli ascensori non funzionano. Comunque, faremo del nostro meglio, signor Ondine. Niente. Tipo Biggs and Wedge. Non bestemmiamo, per favore. Ma dovremmo andare di qua o dalla morte? Che ne so. Che ne so. È troppo oscuro per vedere vicino ai muri. Accendere la luce. Sì, ma cambia le stai scritte. Non te di Toby Toby. Che è sto scorpio? Sei un dinosauro. Oh mio Dio. Non mi aspettavo che arrivassi così presto. Non mi sono docciato. Mi sono appena vestito. Sono con tutto, è tutto incasinato e... Dottor Alphys, sono lo scienziato reale di Asgore, ma non sono uno dei cattivi. In realtà, da quando hai lasciato le rovine, io ti ho osservato. Ho osservato il tuo viaggio attraverso la mia console. Sta arrossendo. Prima. I tuoi combattimenti, le tue amicizie, tutto. All'inizio volevo fermarti, però vedere qualcuno su uno schermo ti fa davvero fare il tipo per loro. E così, ora voglio aiutarti. Utilizzando la mia sapienza, la mia conoscenza, posso facilmente guidarti attraverso Hotland. Conosco un modo per raggiungere direttamente il castello di Asgore senza problemi.
Beh, in realtà c'è solo un piccolo problemino. Molto tempo fa ho creato un robot chiamato Metaton. Metaton, mamma mia. Originalmente l'ho costruito perché fosse un robot di intrattenimento. Sai, come una star della TV robotica o qualcosa del genere. Ad ogni modo, di recente ho deciso di farlo, di renderlo più potente, più utile. Sai, qualche piccolo piccola sistemata di tipo pratico. E gli ha impiantato i raggi laser. Tipo grande, caratteristiche di combattimento antiumano. Ovviamente, quando ho visto che stavo arrivando, ho deciso subito che dovevo rimuovere queste caratteristiche. Sfortunatamente, potrei aver fatto un piccolo errore da novellino mentre lo facevo. E ora è un'inarrestabile macchina assassina che ha sete di sangue umano. Ma magari non lo incontreremo. E sfonda il muro. Classica. Eh? Hai sentito qualcosa? Di là. Il Terminator. Esatto. Oh no. Tururu, 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 tururu. Oh sì. Benvenuti, bellezze. Al quiz della giornata. Ah, un altro personaggio macchietta che è il nostro sanguinario. Oh cielo, posso già dirvi che sarà una puntata incredibile. Tutti diano un grandissimo applauso al nostro sfidante meraviglioso. Non hai mai giocato prima d'ora, vero bellezza? Non c'è problema, è semplice. C'è solo una regola. Rispondi correttamente. Oppure morirai. LOL. Mettatelo. Come facciamo? Mercy cosa dice? Gridare contro le regole. Iniziamo con una domanda facile. Ok, quale prezzo? Mercy. Non so mai. You wish wrong. Cazzo. Il quiz continua. Merda. Si è dimezzato la vita. Ecco il tuo premio. Il premio. Asgore di Grimur. Il regno di Asgore. Il quiz continua. Su, B. Troppo facile, eh? Un attimo, no? Dice. E ci ha dimezzato come. Ma magari togli sbagli la vita. Non so. Se sbagli di nuovo, ti togli altri 10. Vediamo. Due treni. Ma che stronzi. Che merda. Che merda. Sì, ma no. Vabbè, a caso. Vedi, mezza, secondo me non ti uccide. Frog it. No. Era lui con la maglietta, ma che stronzo. Ma sì, sono tutte trollate. Baceresti un fantasma.
Tanto lo becchi. Ecco una facile. Che stronzo. Ma sì, è una casa. Peccato. Lo so. Forse... che cazzo dici? Ah, è tipo un super nerd che, giapponese che gioca, sì, le cose con le ragazzine. Non dovresti... non stai cercando di aiutare il nostro sfidante, vero? Oh, avresti dovuto dirmelo. Io farò una domanda. Sarei sicuro di sapere la risposta. Chi è innamorato del dottor Crush? Un 10. Visto che era ovvio? Anche l'umano ci è arrivato. Sì, she scrolls her name in the margins of her mouth. Ah, la femmina anche lei. Scrivacchia il suo nome. She named programming variable after amica. È il nome delle variabili della programmazione. Come il suo nome? Scrive anche storie di loro due insieme, di avere una vita, una vita insieme, probabilità di che sia innamorata 101%, margine di errore 1%. Bene, con l'aiuto del dottor Artis, della dottoressa Artis, lo show non ha nessun tipo di tensione drammatica. Non possiamo andare avanti così, oddio, l'ammazza. Però questo era solo l'episodio pilota. La prossima volta più dramma, più romance, più sangue, spaghetti di sangue. Ci vediamo la prossima volta, cari. Questo è simpatico, però, E dimmi cosa, ma è simpatica questa cosa. È stata un'esperienza, direi. Aspetta. Cazzo vuoi? Ci hai quasi fatto ammazzare. Lascia che ti dia il mio numero di telefono, così forse se serve aiuto potrei... ecco, magari. Dove hai trovato quel telefono? È vecchissimo. Non ha nemmeno la parte messaggi. Aspetta un attimo, ti prego. Hai il cellulare figo. Stile Pokémon, col Pokédex, con le funzioni fighe. Ecco, abbiamo fatto un upgrade. Può mandare messaggi, oggetti. C'è pure un portachiavi. Hai messo di... ti è anche iscritto al social network numero 1 del sottosuolo. Ora siamo ufficialmente amici. Ora vado in bagno. Sì. No, se me lo puoi prendere una volta solo. Cavoli. La figurina di un personaggio con l'orecchio da gatto. La tazza da tè. La forma di Yellow Lizard. Certo, la gialla, piena di soda. Gli appunti. Ma che cazzo. Sembra qualcosa di un gioco. Un computer. Come fa a seguirci la telecamera? Il potere della scienza. C'entra? No. C'è il bagno? C'è. Non andiamo a salvare? Sì. E andiamo a vedere la morte su... sì. Lì sotto cosa vuole. Magari ci riporta indietro a qualche punto. Una specie di trasporto o altro. Fast travel? Qui ci cura di tutto? No, vero? Scopriamo. Sì. Ma almeno quello. Sì. Tralala, sono il traghettatore. Lo so oppure no. Non importa in realtà.
Mi piace andare in barca. Vuoi unirti a me? Yes, vediamo dove ci porta. Ah, dove? Ah, stavo di Waterfall. Ottimo, da nessuna parte. Per quello siamo Hotland. Non mi fa tornare indietro. Che palle. Toby Fox, falli bene, fallo bene sto gioco. Infatti noi stiamo giocando questo gioco da mesi, nel senso che ci vediamo ogni tanto. E hanno annunciato il capitolo 2 di Deltarune. Che è il seguito di questo, tipo. Non so se sia il seguito vero e proprio. Vabbè, insomma, è un altro. Però progetto. Se anagrammi Deltarune poi ottieni da Undertale. Sì. Quindi siamo ufficialmente a Hotland. Ok, fast travel sbloccato. Fast. Vabbè. Dire la sua battutina mentre c'è la schermata. Il viaggio di Tammy. The room before the dark new natural room. Ah sì. Non ho assolutamente ricordo di robe passate di questo gioco. No, ma proprio zero, cancellato. C'era una stanza dove si era tutto buio. Sì, non mi ricordo. E non serviva una beata massa, vero? Come il 90% delle cose che non lo so, secondo me sì, però. Bam bam. Che storcherone. Torcherona. Appena. Alfis ha aggiornato il suo status. Ho appena realizzato che non ho visto l'umano combattere contro Mundin. Beh, se sapessi, sapendo che è insconfiggibile, imbattibile, le chiederò informazioni più tardi. Palle. Porca puttana. Per ora, Call of the Human, per ora devo chiamare l'umano e guidarlo. La Dimension Box. Ah, in questi soggetti. Ah, però non possiamo chiamare. Ah no, sui social network, ok. Oh. Comodo. Molto comodo. Decisamente sì. Oh no. Passeggia. Check. No, vabbè, quello è. Coraggio. Stai facendo un gran lavoro. Vai. Gli attacchi diventano estremi. Oh, cazzo. Faccio il mio meglio. Minchia. Ecco, non è così difficile. No, non aspettavo. Ah, basta. Si è gasato, quindi lo posso mandare via. No. A parte con tutti i soldi che abbiamo, se ci fossero oggetti figli, potremmo comprare il mondo nei negozi. Devo chiamarlo tra un minuto. No, la musica è più bella. Mica cazzo. Perché? Ah, questi giramenti di. Allora, capire se sono un se dovessi trovare chi si cosa, però. Ho salvato le canzoni belle per la seconda parte del gioco. Ma che ci fai? Domani ti dici. Odio utilizzare il telefono, non voglio farlo. Ma allora smettila. Allora qui. Indovina. Macci. Ah, avevo paura di bruciarmi. Avevo visto qualcuno giocare. Sunderland. Minchia che botte. Ha un cappellino? Sì. Oh cazzo. Flirt. Psycho. Ma che cazzo? Ma schiva. Approach. Umano. Ah, vanno più lenti perché in realtà gli piacciono. Dici? Che poi le tsundere sono? Sono quelle
tipo no, Autoca che fanno quelle super scontrose. Ah, che anche se gli piace, esatto. È stronzato che Tsundere. Devo farci. Ah, che apertura là. Che apertura là, raga. Sono più veloci, no? Piccoli sì. Avvicinati ancora, che te. Meno che problema. No, fai flirt. Ah, cambiamo. Oh mio Dio, le bombe. Oh mio Dio. Quando esplodono. Oh. Colpisce accidentalmente con la sua ancia. Che palle! Ma dobbiamo scappare in teoria. Facciamo i suoi gusti in fatto di libri e film. Uno schiaffo magari? Sì, lo uccido. Hai salvato poco fa. Chi se ne frega. Io una sberla gliela darei. Poi in realtà è come trattare una zunzara io. Non è uno schiaffo. Hai ragione. Magari devo prendere la schiaffa, hai ragione. Sì. È l'unica cosa adesso non funziona. Ne do ancora un sacco di vita tra l'altro. Umano, ma si eccita. Magari esatto, sì sì. Si ma supposto. Ok, intanto siamo qui dietro. Sì, sì, no, certo. Tsundere plan. Ci ho blastato. Riproviamo. Sì. Ce la faremo. Premuto l'ultimo tasto per 5 minuti. Lo farò. No, botte. Se scappiamo. Ah. Ma senza punti esperienza. Ah no, giusto, esperienza. Ah, cioè, non si dà soldi. Comunque ha chiamato, ha messo giù. Perché non si è andato a destra? Non lo so. Ciao, quindi il laser blu, voglio dire, sono Alphys, ciao, il laser blu non ti faranno male se non ti muovi, gli arancioni devi muoverti e loro non attraversa, insomma, ciao. Che fastidio. Andiamo prima dalla destra. Che fastidio. Ce l'ho fatta. Non mi ha mai tremato la mano così tanto da quando Andy mi ha chiamato per chiedermi del tempo. Andiamo prima giù. Sì, quanta giapponesità. Minchia, di brutto, non pensavo. Mi non è americano sto bambino. No, è fatta apposta. Ah, ok. Sta parte qui è fatta chiaramente apposta. Che culo. Per essere un... Ah, non c'è proprio niente, meno. Ah, non c'è qualcosa. Pile up. Cool down. Gli soffri. Calato l'attacco. Urca. Quindi adesso una candela soffia.
Clicca di nuovo. Ah, pensavo si spegnesse del tutto visto che pensavo solo la candela. Venditi fuori. Sono legato. Arancione? No, contrario. Ma è sull'arancione? È difficilissimo. Ma non è difficilissimo. Perché gli è andato incontro tra l'altro? Ah, zitto il mostro. Fatto, piccando. Non toccare il muro di sinistra. Secondo me non si può toccare. Vedi che... Ah no, è tutto che... Dovrò fare sempre più caldo finché non si trova. Mamma mia. Che fastidio. No, lei mi si cambiava. Vabbè. Ok, quindi sinistra, destra non serve a niente. Click. Fry plan. Ah, pensavo fosse una leva in realtà. Questa sarà una giunta. Minchia. Un certo attacco 10. Però come se guardate danno 4 punti di ferita in più. Faggiola. Vabbè, comunque è molto più di quello che ho adesso. 5. Sì, ok. Sì, non devo uccidere nessuno per carità. Ci sarebbe più che altro la roba curativa, use. Il fatto che cura di più. Vabbè, sì, è utilissima in tutti e due i sensi, forse. Basta. Sì, basta. Non credo ci sia altro. Non è che posso andare. Vabbè, è stato utile comunque venire qua. Ti avevo detto, ma dove vai? Ah, ok, sì. I laser, quindi gli arancioni. Dobbiamo muovere. Oh! The weather that here, why did she come? Ehi, un attimo, qui non c'è il tempo, perché mi hai chiamato? Cazzo! Ah, con quelli di combattimento. Devi stare fermo e muoverti sugli arancioni. Muoviti, fermo. Non ce la fai proprio, bellissimo. Ehi, attento. Ti stai per farmi male. Non riesco a guardare. Ora è disabilito. Brutta stronza. Ecco fatto. Attenzione, ok? Mi dispiace. È colpa mia che si è fatto male. Non ha spiegato abbastanza bene il laser. Se non avessi fatto. Se non avessi aspettato a lungo per utilizzare le mie abilità di hacking, voglio dire, scusa. Farò curarti? Ah, adesso che non ci sono più, dici. Magari ricominciano, però sei messo male e non ci costa nulla, e anzi, siamo quasi 40 minuti, quindi taglierei l'episodio. Va bene, è andata. Sfida accettata. Non è una sfida, lo so. Tutto ti riempie di determinazione, anche sentire pssst. Esatto, con questi 20 grassissimi punti ferita. Mamma mia, l'unico GDR in vita mia in cui non uccido la gente, incredibile. Dopo 30 anni di giochi di ruolo, di hobby. Devo arrivare Toby Fox a farci fare sta roba. Esatto. Signori, questo era l'episodio 9. Sì. Il prossimo episodio è l'ultimo, Sì, sicuro. Non credo proprio. Estenuante. E siamo solo al 9 episodio. Ci vediamo. Dillo, ti chiedo tu. Alla prossima. Ciao.